Sì. Volevo soltanto dire che è un grande piacere avere qua Vittorio Sgarbi, che è stato l'anno scorso con Michelangelo, quest'anno ci porta una rilettura di Leonardo, sempre con il suo spirito incredibile. E siamo qua, sono felici di averlo, ma gli passo subito la parola perché lui si presenta da solo. Il percorso è arrivato a Leonardo ed è, come accade nella vita, un'impresa che è nata per divertimento e con qualche scetticismo, più dalla produzione che mio. La produzione era adusa a fare spettacoli con personalità marginali, seppure degni di rispetto, come Augias, come Travaglio, cioè persone che si occupano di questioni minime e lo fanno diventare grandi, e quindi non si era mai misurata con temi grandi che investono la dimensione dell'umano e del divino e soprattutto della grandezza dell'uomo, della sua combinazione con Dio. E questi grandi temi sono i più assenti nella produzione televisiva, come noi assistiamo continuamente in intere reti che dalla mattina alla sera parlano di Di Maio e di Salvini, ed è inquietante, non tanto perché uno non possa esprimere anche su loro delle opinioni e anche delle valutazioni positive o negative, ma perché ci si misura sempre con dei nani, intendo nani rispetto alla produzione di pensiero, non rispetto alla loro gigantesca azione politica. E d'altra parte valeva anche per Andreotti o per i grandi della politica del passato o per Craxi, che erano comunque figure spesso di non grande spessore culturale, Andreotti forse più di Craxi, ma anche lui, il vero Andreotti del Novecento, come forse non sapete, non si chiama Giulio, ma si chiama Libero. Il destino vuole che quel Libero Andreotti, comunque dal 33, scultore tra i più grandi del Novecento italiano, sia alla fine sommerso da un oblio che non merita. E in generale tutto quello che il vero Gelli, non è Licio Gelli, ma è Lelio Gelli. E così, se andiamo a cercare, troviamo una serie di personalità, in questo caso anche Gelli è uno scultore, che sono state oscurate da episodi della cronaca. E quindi anche il teatro, così come l'ha prodotto Corvino, vedeva nella brillante personalità di Travaglio, con il suo racconto costante di un'altra figura, diciamo non di particolare importanza rispetto al suo pensiero politico, e che è Berlusconi. Berlusconi è un'altra figura molto semplice che, quando, se voi pensate a quanti hanno scritto quasi un articolo al giorno per circa 20 anni di Berlusconi, da Franco Cordero a Claudio Rinaldi a Eugenio Scalfari, applicati a dei temi in cui occorreva naturalmente fare accostamenti col demonio, con il male, cose, allora uno le guarda ridendo ma si accorge che non ne esce. Se tu alzi un po' il tiro, potresti immaginare in televisione e a teatro che invece si affrontassero temi grandi, così come quelli dei grandi commediografi che danno ragione al teatro classico. Quindi non è che uno rinuncia a Shakespeare perché ci sono le vicende quotidiane che sembrano diverse da quello che lui ha raccontato nella sua commedia e tragedia umana. E allora abbiamo cominciato, come per scherzo, questa specie di come potremmo dire che era Corvino, sì, era Grillino prima dei Grillini, forse c'era già Grillo. Una delle sue collaboratrici è diventata deputata in Parlamento nella Commissione Cultura, è stata la mia assistente fino a 2 anni fa, fino all'anno scorso. E quindi questo piano mi guardava con sospetto, e poi aveva Travaglio, e quindi ipotizziamo delle prove, non so, 2 o 3 spettacoli di Caravaggio da farsi nei teatri. La prima rappresentazione ha avuto un grande successo, abbiamo fatto 250 repliche, quindi si è cominciato ad aprire una strada con Caravaggio, che ancora viene richiesto. Finito Caravaggio, finito il ciclo italiano di Caravaggio, che peraltro abbiamo portato anche a Ginevra, a Lugano e fuori Italia, si poteva immaginare anche altrove, Caravaggio certo, non dico che è più facile, ma è più ammiccante, perché Caravaggio ha degli aspetti alla Fabrizio Corona, cioè è un personaggio che può trovare di molto, insomma, cioè, l'aspetto criminale di Caravaggio è il suo aspetto migliore, assassino, tra l'altro ha ucciso uno che sta sulle palle anche a me, c'è uno che mi sta su, un critico d'arte, poveretto, disperato, semi sconosciuto, avvocato di Foligno, si chiama Tommassoni.
Io lo odio al punto tale che farei la stessa cosa che ha fatto Graccio, ucciderlo, però io non lo uccido perché avrei delle conseguenze. Ma lui invece l'ha ucciso, e conseguenze ne ha avuto, e la sua vita è cambiata dopo l'assassinio di Tommassoni. Però è un segnale inquietante anche di affinità di vicende umane e criminali. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un secondo artista, e ormai il successo travolgente e anche la sorpresa, devo dire la sintonia nuova, mentre Travaglio calava i suoi spettatori, i nostri aumentavano, abbiamo pensato di fare Van Gogh. Io provo una profonda antipatia per Van Gogh per ragioni che non vi dico, sono tra l'altro un artista sublime, ma insomma mi sarei accomodato a farlo per sfottere un altro mio, che io devo essere qualche nemico per divertirmi, si chiama Goldin, una specie di mostriciattolo che produce mostri diventando ricchissimo, io giustamente lo invidio, però con uno spessore di pensiero pari a quello di una vespa, insomma, quindi è una figura. Però si fa cose teatrali, racconta i suoi spettacoli, tutte queste cose che sono, e quindi per quello l'avrei sfruttato. Tra l'altro lui aveva fatto anche lui un giro, ho iniziato un giro di taglio su Van Gogh che è stato segnato, credo, da un assoluto insuccesso, nessuno ne ha parlato, se non in funzione delle mostre che lui viene facendo, tuttora fa, sui temi dell'impressionismo. Allora mi sono spostato a un tema che mi era più caro, è Giotto. Dopodiché sì, si era quasi convinto, certo, passare da Van Gogh a Giotto è un vantaggio per l'umanità e per me, certo per lui era uno svantaggio di comunicazione. Allora, in una sera tempestosa, in un teatro di Bologna, inventiamo che per fare uno spettacolo ampio, infinito e noioso, non per voi come non può essere, visto che andate una volta sola, ma per me che devo rifarlo 250 volte, diventi il Rinascimento. Quindi in ogni città d'Italia io potevo adattare un discorso che aveva alcuni elementi comuni, Masaccio, Mazzini e Botticelli, a un Rinascimento più o meno connotato nelle realtà diverse d'Italia, per cui fare 200 tappe, tutte diverse dall'altra, con godimento e divertimento mio, e quindi tutti contenti di partire. Poi dopo qualche ora mi viene in mente che in Italia mancava un partito della cultura e lo chiamo Rinascimento. Mi sembrava un'ottima idea, cioè di tesaurizzare gli effetti teatrali di un racconto sul Rinascimento con tessere politiche, che poi quello che ha fatto Travaglio con Il Fatto, la scrittura teatrale di Travaglio è legata alla promozione del giornale. Quindi naturalmente appena viene fuori questa cosa, io do comunicazione di questa idea del Rinascimento, su cui facciamo anche un libro pubblicato da Ave di Teseo, che poi è mia sorella, insomma anch'io, i teatri dice sì, però conflitto di interesse, queste stronzate che dicono i teatri, questo Rinascimento, ricordo che avevamo uno Rinascimento e uno il Rinascimento, ma non ha funzionato, per cui Corvino si guarda, se io vado avanti a promuoverlo, mi dicono che diventa un'azione politica, come io volevo che fosse, in effetti sarebbe stata forse utile anche per avere un buon governo, per non perdere le elezioni, comunque era una buona idea che per colpa delle direzioni avvedute è stata guardata con sospetto. Allora, dovendo fare una cosa nota che fosse legata al Rinascimento, che non si chiamasse Rinascimento, ho preso il più grande dei pittori del Rinascimento e ho articolato un percorso in 3 anni. Uno, Michelangelo, che l'avevamo fatto, quindi l'esempio più alto del Rinascimento compiuto. L'altro, Leonardo, del Rinascimento incompiuto, perché Leonardo è molto meno compiuto di Michelangelo. E Raffaello, oltretutto con una partenza che ha portato altri 200 spettacoli su Michelangelo, di cui prima appunto sentivate, avete anche visto probabilmente il risultato, e con una media tra i 1000 e i 1200, spesso anche a Verona 2000 persone, il Teatro Romano, quindi un successo compiuto, e partendo da quello che era il rompighiaccio del Rinascimento, le altre due personalità che hanno connotazioni più occasionali, tanto che vengono dal Ministero, perché il Ministero ha istituito, dopo averli fatti cadere, in epoca credo franceschiniana, hanno abbattuto i comitati nazionali, l'ultimo fu dedicato a Cavour, e forse addirittura Bondi, per cui sono spariti i comitati, ma sono rinati per 3 occasioni, 2019, che rimanda a 1519 Leonardo, 2020 che rimanda a 1520 Raffaello, 2021 che riguarda 1321 Dante, quindi abbiamo 3 enormi comitatoni, 19, 20, 21 per Leonardo, Raffaello e Dante. 27?
Sacco di Roma. Sacco di Roma. Non lo farete voi, c'è il gruppo in Lira, Sacco di Roma. Non so, potrebbe essere un'idea. E comunque questi tre sono molto importanti, soltanto che uno è partito tardi, per cui Leonardo sarà soprattutto il mio spettacolo, perché noi siamo in grado di raccontarlo durante l'anno. Loro faranno una grande mostra, come non faranno nell'arco di un anno, non riescono a fare, quindi non ci sarà una grande mostra di Leonardo in Italia, non so dove sarà. Il 2019 sarà celebrato in maniera molto più rapsodica e soprattutto con questo spettacolo che andrà a fare. Il 2020 invece, prima ero appunto il ministero per questo, si presenta con una grande mostra di Raffaello, che ha più tempo per essere compiuta, che sarà del Quirinale. Io come assessore Urbino, perché qualche conflitto di interesse devo pure averlo, invece faccio la mostra di Baldassar Castiglione, che è l'autore del Cortegiano, che crea una storia così importante negli anni della corte di Raffaello, tra Urbino, Firenze e Roma. E manderemo in giro, cose che vi riguardano, non sapete, questo è importante, prodotta dalle Marche, faremo la conferenza stampa l'11, non dovrete mancare, a Via Parigi, a Roma, alla sede della Regione Marche. Faccio una produzione marchigiana della Calandria di Viviena, che fu messa in scena nel 1513 a Urbino, e la mandiamo in tutta Italia. Quindi Raffaello sarà rappresentato da un'opera del suo tempo, di un suo amico, il Cardinal Viviena, che proprio da Urbino ha fatto partire. Quindi è un altro modo per affrontare il tema di Raffaello, una volta che le Scuderie del Quirinale di Londra fanno una grande mostra collegata al Comitato Nazionale, ma autonoma dei finanziamenti, e quindi è inutile fare un doppione. Viceversa, parlare di Castiglione produce un modello, forse alcuni di voi l'hanno visto, che negli ultimi anni ha portato all'elaborazione di tre grandi mostre bellissime: quella del Bembo a Padova, quella di Manuzio a Venezia e quella di Ariosto a Ferrara e a Tivoli. Sono mostre che non hanno più protagonista l'autore, ma, cioè il pittore, ma un clima culturale. Nel caso della fattispecie del Volando Furioso, addirittura non la nascita, è nato nel 74, quando è morto nel 1533, ma il 1516, che era il momento della prima edizione dell'Orlando Furioso. Quindi scelgono, quindi sono dei tagli innovativi. Fare Baldassar Castiglione sarà sicuramente importante. Ma mentre faremo Baldassar Castiglione, avremo anche in corso lo spettacolo teatrale su Raffaello, quindi Michelangelo, Leonardo, 2019-20 Raffaello, e poi alla fine, prima di andarmene, non so da che parte del mondo e come e cosa, farò anche un Dante, ma quello lo farò perché posso sfottere Benigni, fare un massimo lettore, quello veramente è la mia massima soddisfazione, cioè un miliardo, farlo sentire un nano, quindi quello proprio mi ha già chiamato un attore famoso, che è un monaco, per farlo con me, però io voglio leggerlo, perché non voglio che lo legga lui, lui può fare se fa il critico, io vorrei fare un monaco, un critico di fare le tecchiose, le note, io leggerò contro Benigni, sempre Benigni sul fondo, io lo miglioro, lo perfeziono, lo emendo, quindi questo è il taglio, quindi è una gittata di 4 anni a partire da Michelangelo, i cui ultimi 3 coincidono con gli anniversari della morte delle 3 grandi personalità che vi ho detto, questo riguardo già per me. Ci sono anche altre ipotesi teatrali, quella che non riguarda me se non fosse come scenografo o regista, più scenografo immagino della Calandria di Viviena, e quella sperimentata ieri al Teatro Parenti di un racconto dei racconti di mio padre, che è venuto molto bene, abbiamo fatto una mattinata ieri al Teatro Parenti in cui io, partendo dal tema che mi avevano chiesto, perché siamo in autunno, e allora ho immaginato di trasformare il titolo dell'autunno del nostro scontento nell'autunno del nostro talento, indicando la talentosità dei vecchi, grandi pittori, grandi. Ieri ho fatto la parte letteraria occupandomi di Tommaso di Lampedusa, di Bufalino e di mio padre, che fu narratore tra i 93 e i 97 anni, emozionante e carico di vita, benché l'età fosse così avanzata. E quindi quella cosa potrebbe diventare un altro spettacolo che è tutto inedito, che è nato in un'idea ieri e che potremmo mettere in produzione, non so, vediamo qua, tanto per non perdere tempo e non lasciare la vita vuota. Ma nella fattispecie, degli spettacoli fatti, non di quelli in fieri, il più difficile è Leonardo. Intanto bisogna contenerlo nelle 2 ore, 2 ore e mezza che sono diventate il taglio medio di Caravaggio e di Michelangelo. 2:20 quando va bene, 2:40 quando va male, ma Leonardo arriva anche a 3:20. E allora, ed è imbarazzante perché io
mi diverto a spingere sempre più avanti l'asta. Il pubblico c'è all'aperto e si congela quando se ne vuole andare, perché non sa com'è la fine, non vuole capire come finisce. E nei teatri ha la possibilità, magari se vuole, di dormire, ma io gli do delle stangate addosso e quando per caso si addormenti comincio a parlare di Di Maio e quindi cambia tutto. Per cui, se ci volete vedere cosa c'è di più lontano da Leonardo, Di Maio. Mentre invece il professore, che è consulente di 5 Stelle, che con me è un uomo intelligentissimo, accumulatissimo, e ha un paradosso, che si è candidato al Senato non vincendo a Roma con 5 Stelle, però abita nella mia casa. Io ho abitato per molti anni in una casa bellissima, naturalmente del Rinascimento, non è che potevo stare in un buio, come sicuramente sta Di Maio, che è il Palazzo Massimo alle Colonne, che viene dopo il Sacco di Roma, quella facciata in curva meravigliosa, su Corso Vittorio, che ha un appartamento da Nunziano, che è diventato più da Nunziano ancora con lui paradossalmente, perché è più casinista di me, ci sono tu giri, io ho cercato un minimo di ordine così per ricevere persone, signorine, cioè invece lui, però vive a casa mia, mi è stato segnalato da un amico molto sottile, ed è un uomo sottile in effetti, quindi mentre io mi sono spostato in un edificio di fine 800, però con delle terrazze meravigliose, nel senso del potere. In casa mia entra la cupola del Borromini di Sant'Ivo la Sapienza. Quindi come ho vissuto con la presenza spirituale di San Filippo Neri? Tu sai, sì, a quello è un teatro vero, fate così, allora il 16 marzo, andate a casa sua, perché è aperta a casa, da questa nobiltà nera, che però prevede per il regolamento della nostra casa, c'è una cappella sempre chiusa. La chiesa, no? Cioè, scusa, la vera chiesa, sì, perché è enorme. Quindi l'appartamento si compie in questa chiesa e lì si celebra il miracolo di San Filippo Neri, il quale negli anni 1590, insomma il 16 marzo, sta per strada a prendere un caffè e lui è il precettore di questo giovane figlio di Massimo di 9-10 anni che muore, cioè, insomma sembra morire. Però lo chiama e dice fai qualcosa, perché lui è venuto, sale, arriva lì, naturalmente siccome è un santo, lo fa risuscitare. Questa cosa viene celebrata, non vengono mai personalità, vengono cardinali di prima fila, Burke, il nemico del Papa, il cardinale americano, tutti nerissimi, fanno 5-6 mesi, se cominciano alle 6 del mattino, vanno avanti fino alle 2 del pomeriggio, dei riti meravigliosi, messe, stramesse, tutte le città, i nobili della città arrivano, io quel giorno andavo sempre via, perché a quel punto è il giorno in cui ti espropriano la casa. Ma il miracolo è sublime perché comincia così, che il bambino risuscita, e Filippo lo interroga, dice, allora, com'era l'aldilà? Luci meravigliose, un posto straordinario, sembrava di stare a Sorrento, meraviglioso. C'era una Madonna bellissima, più bella della Bellucci, meravigliosa, questo qui sa raccontare un paradiso. Dice, come stai? Meravigliosamente bene. Ma stavi meglio là o con i tuoi genitori? Naturalmente là. Allora muore di nuovo. Un quarto d'ora è un miracolo meraviglioso. Dura un quarto d'ora e lo celebrano da 400 anni, 500 anni. No, è vero, quindi quello non potete mancare. 16 marzo. Ma si avverte la presenza tutto l'anno, non solo il 16 marzo. Si avverte. Un pochino si avverte. È rimasto un dei pochino. Dovete andare. No, 16 marzo. La presenza di San Filippo. Sì, perché lui ci andava spessissimo in quella casa. Sì. Che era la casa dei bambini, casa bellissima e dobbiamo fare qualcosa per lui. Comunque la casa è aperta a tutti, non dovete ricevere l'invito, quindi voi la mattina del 16 marzo vi apro in quattro intorno alle 6:30, anche 7, e già la messa è pronta, entrate lì, salite, andiamo dal santo, andate lì, guardate, spazio bellissimo, c'è un po' rovinato da lui, che era coperto di libri, sono quelli di mettere ordine quei giorni. Purtroppo io all'epoca l'ho fatto per 10 anni, però io c'era un gran casino, ma meno del tuo, nel senso che i libri c'erano, insomma, comunque lui è veramente un casinista assoluto. Comunque detto questo, ho spiegato anche l'episodio, la singolare coincidenza, l'ho trovato al ministero poco fa, perché andavo a trattare lo scambio di alcuni Leonardo per avere dal Louvre 3 Raffaello. Siccome Leonardo non mi importa nulla perché sono documentato Raffaello, Leonardo mi lo mostra e la mostra non si può fare, vendevo lo scalpo di Leonardo per avere il Raffaello. Questo è il mio obiettivo, quindi lo farò per i prossimi giorni. E tanto più che al Louvre c'è il ritratto di Battista Castiglione, quindi proprio il tema fondamentale della mostra di Urbino che sarà. Ecco, detto questo, lo spettacolo è lungo.
perché la vita di Leonardo è complessa, nel senso che intanto devi decidere che non parlerai di tante cose che hanno determinato studi fondamentali, prima di Marinoni e poi del mio amico, in questo momento mi diventando vecchio, che scappa pure con Pesetti, che ha lavorato tutta la vita a Leonardo senza mai capirlo veramente. Cioè un uomo, adesso è morto, ma lui poi sapeva, come dire, l'episodio che indica la vanità della sua esistenza è di aver proposto almeno 15 dipinti di Leonardo che sono stati sempre bocciati, anche da me ovviamente. Per cui un grande studioso nel merito della conoscenza teoretica, una cosa che somiglia un po' a Argani, perché sapete Argani era completamente cieco, non capiva assolutamente, non ha mai visto un quadro di vita sua, ma ha scritto di quadri perché scriveva della teoria del pittore, non di quello che dipinge, non riusciva più a vederli, era cieco completamente. E Pedretti aveva una grande conoscenza delle carte leonardesche, dei codici, ma non capiva bene i quadri, per cui ogni volta si è spinto verso orizzonti. Ma il capolavoro fu quando io andai a Camaiore, perché anche fare una mostra di Leonardo doveva far un po' ridere, dove aveva esposto un busto di terracotta, non abbiamo nessuna struttura certa di Leonardo, di un San Giovannino. Intorno c'erano alcune attribuzioni sue, fra cui importanti disegni, voi sapete che Renzi tentò di recuperare la battaglia d'Anghiani con una spettacolare ricerca fatta con un diagnostico che avevo scoperto io da bambino negli anni 70, si chiama Seracini, volevano togliere l'affresco di Vasari che c'è in Palazzo Vecchio per recuperare la battaglia di Anghiani. Ma di quella battaglia abbiamo dei disegni e abbiamo anche delle rievoluzioni di Rubens importanti. A un certo punto è circolata una crosta immonda da Porta Portese, valore reale 2.000 euro, hanno speso 2 milioni di euro per recuperarla in Giappone, si chiama Tavola Doria, l'hanno portata al Quirinale prendendo per il culo napolitano, all'epoca io ho fatto di tutto per sfottere perché era mia, quando parte poi c'è un magistrato dietro, un'altra zucca vuota, che mandano avanti per recuperare questa patacca immonda che gli lasciava il giapponese, era molto meglio, promettendo in cambio, una volta avutola, di dare dei quadri buoni, insomma la storia leonardesca è come quella di Modigliani, cioè piena di imbecilli, in malafede e anche in buona fede. Quello in buona fede che la Pedretti è fatto così. Cioè, allora tu entri alla mostra, primo disegno che vedi della battaglia d'Anghiani, io sono accompagnato dal più illustre abitante di Camaiore che era il pittore Riccardo Tommasi Ferroni, così illustre e così bravo, a patire poi molte discriminazioni per essere un grande pittore figurativo, come gli toccò la Biennale dell'82 quando non gli fecero fare l'esposizione, e poi lo difesi io, lo difese Trombadori, per dare segno della mia attenzione, lui sono anche fidanzato con suo nipote, cioè io non ho mancato di dare la mia solidarietà piena a Riccardo Tommasi Ferroni, che è un personaggio morto nel 2000, quindi siamo negli anni 90, entriamo per la mostra, lui vede il primo disegno. Bene, questo è mio, dico, nel senso che della tua collezione, dice, no, l'ho fatto io. Era un disegno di Tommasi Ferroni elaborato sull'idea leonardesca. E a guardarlo bene era vero, ma era stato esposto con il nome di... Allora chiamo prima Pedretti e poi la Rai, dico, qui siamo di fronte a un caso emblematico, cioè l'autore diventa l'opera di Leonardo, e Pedretti mi ha guardato e dice, scusa, cosa stai dicendo? Dico, c'è quello che lo ha fatto. E come che l'ha fatto? Sì, l'ha fatto Tommasi Ferroni e tu l'hai cambiato per... Impossibile! Però gli ho fatto incontrare, non vi dico, la serata. Si guardavano in cagnesco l'un l'altro, Pedretti non perdonava Tommasi Ferroni, e che cazzo vuole da me? Alla fine è intervenuto un magistrato, sapete che non sanno che cazzo fare, ma chi è la parte lesa? Leonardo, Pedretti o Tommasi Ferroni? Che cazzo di inchiesta è? Era un errore palese, però per dirvi, appunto, era bravo Tommasi Ferroni, era salutare Leonardo. E quando Leonardo possa portare degli equivoci piuttosto grossi, perché scambiare un disegno, e così in tante occasioni, in tante opere apparse, che sono state la dannazione di Pedretti, il quale finalmente per lui è morto. Quindi nel racconto ci sono anche i falsi, una serie di mistificazioni, però tutto questo non toglie che il pensiero di Pedretti fosse un pensiero notevole. C'era un eccesso di considerazione delle sue capacità di riconoscere il cosiddetto mistero di Leonardo, cioè, ogni tanto appare un quadro di Leonardo. Poi dico, voi sapete che la condizione femminile ha ottenuto nei tempi recenti una, vuol dire, perfino eccessiva libertà e parità con l'uomo, insomma, è troppo, perfino la Boldrini, cioè, sicuramente è troppo, la più vettima, cioè, abbiamo dato troppo, era un presidente, è troppo, però io sono un maschilista.
Quindi non c'è bisogno di rivendicare un cazzo, avete ottenuto tutto, gli uomini sono umiliati, sotto i piedi, schiacciati, Asia Argento è un caso, perché lei è contemporaneamente se stessa e Weinstein. Il massimo, cioè, lei voleva essere prima stuprata e poi stuprata, cioè ormai cazzo, non si può, cioè noi non possiamo più fare niente. L'unica cosa che possiamo essere stuprati, perché se non ti tira l'uccello non viene l'opera, quindi lei era anche in imbarazzo, però insomma, in questo mondo, perché io sto facendo questo ragionamento? Siamo no, è perché la strada c'era, allora la donna, Leonardo. Una serie di mistificazioni? Sì. Mi sono appassionato a un tema e mi sono dimenticato di un sacco Leonardo. Che forse. Senta, l'idea di questo carinissimo... Sì, ecco bene questa È una forma di super narcisismo. No, no, quello ripeto, fammi recuperare il figlio, porca puttana. Allora ho detto che lui c'era un filo, no, c'era il filo era che perché il mondo femminile entra nel caso di Leonardo. Ah sì, per questo no, è un libro, chiaro. Allora, è evidente a tutti che, a parte quelli che hanno parteggiato per ignoranza, le donne al tempo di Gesù stavano in cucina. Oggi in cucina stanno i cuochi, non ci sono più le cuoche. Quindi a tavola c'erano solo maschi, mi pare abbastanza chiaro. No? Quindi, perché, per esempio, vi spiego una cosa teologica, non ci sono sacerdotesse? È chiaro che voi siete meglio di noi, più bravi di noi, più capaci di noi, perché non ci sono apostole? Perché? Tempo verso. No, nel mondo generale in cui avviene l'apparizione, la vita di Cristo, il mondo femminile era un mondo riparato in casa, non si poteva dare, non c'era una protagonista femminile se no in casi negativi come la Maddalena prostituta, queste cose qua, quindi vista come... Allora in questo mondo, io un giorno avevo una mia brava assessore quando ero sindaco, che sposa Sansa di Marche, che pretendeva, così come era assessore, di fare la sacerdotessa. Allora, incrociamo l'arcivescovo di Urbino, c'era cioè un congresso eucaristico, c'erano tanti vescovi, a un certo punto questo insiste, di fare perdere, temono due, il matrimonio dei preti, che è possibile, perché i preti sempre furbi fanno gli altri quello che non fanno se stessi, quindi non è che il matrimonio sarebbe interdetto, il secondo è il sacerdozio femminile. A un certo punto questo insiste, perché non possiamo fare anche una cosa? Questo risponde, perché non avete il cazzo? È così, tutta la ritualità di Gesù è legata al fatto che è un maschio, non è indeterminato, Gesù è un maschio. E ha degli apostoli maschi a cui destina il suo futuro. Quindi nell'ultima cena, ecco Leonardo, c'è non la Maddalena come quella zucca vuota, il provocatore di Dan Brown, ma San Giovanni Evangelista che è un po' culo. San Giovanni ha una declinazione molto omofila, quindi in tutte le rappresentazioni, come quella di Leonardo, lui sta addosso a uno stolfo, sta in braccio, gli si attacca addosso, invece nel caso meraviglioso di Leonardo, che pure era omosessuale, c'è quella figura che viene scambiata da Dan Brown per la Maddalena, che invece è sempre lui con i capelli lunghi, molto femminile, molto giovanile, e un furbissimo San Pietro che gli dà una pacca sulla spalla per dirgli una cosa di nascosto, quello accosta l'orecchio e si scosta da Gesù. È meraviglioso, Gesù è solo in Leonardo, perché quello stalker di San Giovanni Evangelista non gli sta addosso, ma quello stesso stalker era stato interpretato da Dan Brown come la Maddalena, con un eccesso, una donna a tavola non si può dare, cioè non esiste, no? È un elemento che non poteva essere concepito. Allora intanto ritorniamo al fatto che quello è San Giovanni Evangelista e poi appunto ridividiamo questo mondo del sacerdozio, del destino che attribuisce agli apostoli Gesù come un mondo solo maschile in cui non possono entrare le donne. Poi non so come faranno i prossimi papi. Però è vero che in mancanza di uccello non puoi fare il prete. Dice, cosa c'entra l'uccello? È così, perché il prete rappresenta Gesù, fine, basta, non ci può essere la papessa. Quindi la Chiesa è l'ultimo luogo di garanzia per me. Cioè io ho visto decadere i carabinieri, quando vedi una vittima la carabiniera, la poliziotta, la soldatessa, c'è cioè tutto un mondo, una disperazione, questo è assoluta l'uguaglianza. Ed è una tragedia per l'umanità, solo il mondo della Chiesa, io lo guardo l'umanità, un mondo perfetto, solo maschi. E poi magari anche maschi un po' finocchi, anche quello benissimo lo stesso, come appunto. Ecco, quindi anche questo tema viene affrontato naturalmente in modo giocoso e paradossale nel raccontare l'ultima cena. L'altro elemento cruciale della storia è che io ho sento il segmento di Leonardo Pittore perché quello è l'unico tema in cui lui, sia pure in modo molto ammaccato,
mostra una sua completezza, perché come architetto non ha fatto niente, come scultore era fallito, come scienziato era fallito, cioè era un fallito sostanzialmente, con una famiglia benestante, e poi si mette nella bottega del Verrocchio, lì dipingendo gli viene un bellissimo angelo, Verrocchio si incazza, diventa scultore e comincia la carriera del pittore. Nella carriera del pittore ci sono solo dei quadri, certo alcuni meravigliosi per intuizione, ma per esempio l'Ultima Cena dipinto con i piedi, perché siccome lui non voleva fare la pittura a fresco ma la pittura a secco, è ridotto così non per colpa degli agenti atmosferici o delle bombe che hanno fatto meno danno all'affresco di Leonardo di quanto gli abbia fatto lui dipingendolo male. Quindi io racconterò di Leonardo come genio dell'imperfezione. Da un lato lui stesso lo dice Vasari, Vasari dice che lui non portava mai a compimento nulla e la sua volontà era di dare il segno che un'impresa si poteva compiere ma era inutile portarla a compimento. Quindi la cosa veramente forte di Leonardo è che lui è in competizione con Dio, cioè lui vuole aumentare il creato. Sembra quasi più Dio lui che Dio, cioè non c'è un altro pittore in cui l'ambizione, la visione è così ampia, così creaturale da fargli pensare di poter fare qualunque cosa in qualunque segmento del sapere. E quindi potremmo definirlo genio dell'imperfezione. Se avessimo dei dubbi, le opere che vediamo ci mostrano una imperfezione rispetto a Raffaello, per esempio, che era invece un pittore perfetto, senza errore, perché lui fa una dichiarazione che è la chiave e dello spettacolo e della sua produzione artistica. La pittura è cosa mentale, quindi basta pensarla, l'opera, e realizzarla è una diminuzione, perché non sarai mai adeguato al suo pensiero. Devo dire che è anche il parametro estetico di Benedetto Croce. Benedetto Croce sostiene che l'intuizione è più importante dell'espressione, quindi tu hai un'intuizione dell'infinito, poi lo scrivi l'infinito, ma è quasi inutile, perché la poesia è dell'intuizione, il resto è l'applicazione di quella intuizione. Ecco, da questo punto di vista Leonardo persegue una visione tutta ideale e mentale della produzione artistica, però poi la produce, quindi abbiamo alcuni capolavori, abbiamo questa idea dei ghiacciai infiniti, di una natura che... E la stessa Gioconda non è difficile da interpretare, perché nella sua assoluta soddisfazione di esistere ci mostra di essere la perfezione della creazione. Cioè c'è cielo, aria, i vari elementi, terra, e lei è la perfezione del creato. Da un altro punto di vista, infatti su di lei, come ho mostro tutte le caricature, è l'opera più caricaturata, Duchamp ne ha fatti i baffi, chiunque chi ha, Gnoli l'ha fatta vedere a rovescio, non si può vedere come di spalle, io mi sono fatto il montaggio. C'è anche una pubblicità molto riuscita sul tumore, che mostra l'effetto della chemioterapia, mostrando una Gioconda pelata, ve la ricordate, che era molto efficace, perché dimostrava che da quella idea poteva venire fuori, e lei pelata è pure bellissima, bellissima, molto intensa. Poi ha un fatto che ti guarda in faccia, come dire, solo tu. È la più grande troia che si è pensato. E se andate a vedere così al Louvre, dove ci sono 350 persone stabilmente davanti alla Gioconda, che la fotografo con flash, che sono autorizzati, nonostante la leggenda che facciano male, intorno c'è Veronese, Tiziano, Rosso Fiorentino, Pontormo, nessuno si rifila. Non li guarda nessuno, lei e lì sono qua.